quello che avevamo detto. Io sono Marco, io e Marcello siamo dell'associazione di qualità e oggi siamo qua a parlare di Drupal. Vediamo un attimo chi siamo noi innanzitutto. L'associazione di qualità è un'associazione che è nata alcuni anni fa e si occupa di diffondere la conoscenza di Drupal all'interno del territorio nazionale. Cos'è Drupal innanzitutto? Chi non sa cos'è Drupal? Drupal è uno strumento di gestione dei contenuti, quindi diciamo che è uno strumento che si occupa di gestire delle informazioni che possono essere introdotte all'interno di un sistema informativo. Il sito dell'associazione si trova all'interno del www.drupalitalia.org, dove c'è una sezione dedicata alla collaborazione tra gli utenti, quindi diciamo una sezione di forum di scambio delle informazioni che fosse interessato. Un po' di storia di Drupal. Drupal nasce nel 2000 nell'università di Anversa, un'università, un ambito universitario, da parte di uno studente, okay, che inizialmente decide di creare uno strumento necessario a inserire informazioni utili agli studenti per scambiarsi informazioni. Un po' come Facebook è nato per scambiarsi i contatti tra gli utenti dell'università, questo era nato con uno scopo di condividere informazioni. Gli studenti che avevano supportato il progetto fin dall'università hanno deciso quindi di portare avanti l'iniziativa e hanno riconfezionato un attimo il software che avevano sviluppato inizialmente e l'hanno rilasciato sotto una licenza pubblica all'interno del sito drupal.org. Con il passare del tempo all'interno di questo progetto hanno iniziato a introdurre una serie di funzionalità sia le persone che avevano sviluppato il progetto inizialmente sia le persone che l'avevano trovato e ritenendolo interessante, avevano esteso le sue funzionalità appunto per aggiungere altri elementi. Stavo dicendo, Drupal cos'è alla fine? Drupal è un sistema per la gestione dei contenuti. È uno strumento che è studiato per facilitare appunto l'editing, la creazione, la presentazione delle informazioni che gli utenti vanno a inserire all'interno del sistema. È basato su PHP come linguaggio di programmazione, utilizza un database per la creazione delle informazioni ed è rilasciato sotto licenza GPL, una licenza pubblica che permette a chiunque prendere il software, modificarlo, aggiungere funzionalità e utilizzarlo per i propri progetti. Ha un'interfaccia di amministrazione che permette anche alle persone che non hanno esperienza di programmazione di iniziare a utilizzarlo, quindi diciamo che per realizzare il primo progetto, il primo sito in Drupal, non bisogna essere necessariamente sviluppatori, ma si può utilizzare come power user, per esempio, quindi persone che si mettono a configurare e gestire il sistema per introdurre nuove funzionalità, per andare a confezionarsi uno strumento ritagliato alle proprie esigenze. Cosa si può fare con Drupal? Un po' di tutto praticamente, dal blog a site community, a forum, a social network, gestione di informazioni, quindi wiki, eccetera, applicazioni business, pensate per offrire dei servizi agli utenti. Diciamo che Drupal ha una struttura tale per cui è una struttura in cui permette di andare a stendere, aggiungere funzionalità e quindi costruirsi un sistema in maniera molto flessibile, essendo molto modulare come struttura di base. È uno strumento open source e quindi tra virgolette chiunque può prendere e controllare come è fatto, capire come è strutturato e quindi andare a estenderlo secondo le proprie esigenze e tra virgolette anche imparando quello che trova all'interno del sistema, si possono andare a aggiungere e sistemare le funzionalità che viene. È supportato da una grandissima community in enorme crescita. Nel 2005 c'erano, questi sono i numeri delle persone che partecipano alle conferenze internazionali che vengono svolte. Normalmente ne vengono fatte due, una nel territorio americano e una nel territorio europeo. Questo è il numero delle partecipazioni delle con nel territorio europeo. Si è parlato di circa 100 persone nel 2005, quindi 7 anni fa, ad Amsterdam. 150, 430, 540 e quest'anno a Londra erano 1751 persone presenti all'interno di queste conferenze. Conferenze quindi, questi numeri indicano il numero di persone che effettivamente supportano il progetto, che comunque utilizzano il progetto, che
portano avanti e migliorano lo strumento di volta in volta. Quindi, oltre ad esserci una struttura di partenza consolidata, c'è anche un folto gruppo di persone che si occupano di migliorarlo, di fare bug fix, di introdurre nuove funzionalità, di estendere le funzionalità dello strumento di partenza. Stiamo dicendo, lo strumento è uno strumento che è potente di partenza, come struttura base, ma è anche molto modulare. All'interno del sito principale della comunità, quindi drupal.org, sono presenti 15.000 moduli, quindi 15.000 estensioni del progetto principale per svolgere, diciamo, operazioni più puntuali. Sono presenti 1.368 temi, questi sono numeri che cambiano col tempo, tendono sempre a aumentare. Temi è il modo in cui un'informazione può essere graficamente presentata. Sono presenti 400 e basta distribuzioni. Le distribuzioni sono una specie di raggruppamento di funzionalità, diciamo di configurazioni che vengono offerte agli utenti in maniera già preconfezionata, in modo che se uno ha bisogno di crearsi il blog, piuttosto che crearsi la community, non debba prendere e andare a installare tutti i singoli elementi e combinarli tra loro per ottenere il risultato che desiderano, ma può utilizzare questa distribuzione, diciamo un sistema preconfezionato per utilizzarlo. Considerate che le distribuzioni sono 400 e passa, ma sono state attivate dentro nel sito da meno di un anno, quindi sono 408 in meno di un anno che sono state rilasciate con le distribuzioni, quindi col passare del tempo sicuramente anche questo numero tenderà a aumentare. Poi la community è formata da circa 17.000 sviluppatori, ma qua è, se vogliamo vederlo da un certo punto di vista, è un gruppo di utenti, sono quelli che sono presenti all'interno del sito drupal.org, ma poi esistono molti altri che magari non sono presenti in questo sito ma utilizzano appunto lo strumento. Questa modularità è sì sulle funzionalità presenti all'interno del sistema, ma anche sul modo in cui le informazioni vengono gestite. Lo vediamo dopo quando faremo un po' una demo. Il sistema è basato sul concetto di entity, di entità e di field, di elementi associati a questa entità. Quindi noi possiamo definire un oggetto di partenza, un contenuto vuoto, chiamiamolo così, e poi aggiungere tutti i pezzi attorno a questo elemento che ci servono. Esempio banalissimo, dobbiamo creare i nostri post del blog. Okay. I post del blog hanno bisogno di un titolo, hanno bisogno di un corpo, hanno bisogno di un'immagine, di una classificazione per categorie, eccetera, eccetera. Il concetto principale, l'entità principale, è il contenuto, il nodo. Okay. Su questo poi possono agganciarsi una serie di campi, di elementi, che sono il campo immagine, il campo testo, il campo corpo, il campo categorie. Tutto questo è possibile farlo attraverso un'interfaccia, quindi il sistema non richiede che l'utente sviluppi la funzionalità, quindi non scriva del codice per andare a realizzare questo tipo di informazione, ma può, attraverso una serie di configurazioni, andare a creare questo oggetto contenuto con queste impostazioni, ok? Dopodiché può essere utilizzato. La cosa ancora più modulare è che non solo la singola informazione è presente all'interno del sistema, quindi c'è il campo immagine all'interno del contenuto, ma è possibile definire come questa immagine debba essere inserita attraverso quelli che sono definiti dei widget. Quindi devo caricare un'immagine, piuttosto che devo scegliere un link passato che è già presente sul web, devo aggiungere, non so, un'informazione che si trova in un servizio esterno. Quindi sia nella fase di input sia nella fase di presentazione, cioè il fatto di mostrare agli utenti la nostra immagine con una serie di configurazioni che dipendono dal contesto in cui si trova. Non so, devo mostrare l'anteprima del mio post del blog, quindi l'immaginetta deve essere dimensionata perché è picciolita. Ho una pagina in cui invece ho tutte le immagini presenti all'interno del mio sito, magari con una gallery, posso avere un elemento di presentazione che mi mostri questa stessa informazione, la stessa immagine, in maniera differente. In quello che abbiamo una demo, vedremo molto queste cose. L'altra cosa che ha particolarmente buona Drupal è che, oltre ad essere uno strumento modulare, sta andando a utilizzare una serie di caratteristiche, di buone pratiche per lo sviluppo del software. Quindi i test automatici, qua può essere la tendenza quella di farlo utilizzare strumenti per la realizzazione di interfacce diciamo moderne e mantenibili, quindi non so, l'utilizzo di HTML5, quindi la possibilità di andare a utilizzare funzionalità di browser recenti, l'utilizzo di LESS, che non conosce, una specie di
strumento di creazione dell'interfaccia, la parte visuale, programmabile, ok? Quindi diciamo che permette attraverso queste tecniche, questi strumenti, di realizzare un progetto, un software di qualità. Ovviamente ha dei punti di forza, che alcuni sono quelli elencati sopra, ma anche dei punti di debolezza. È uno strumento che diciamo ha qualche difficoltà di approccio, è uno strumento molto potente, molto modulare, ma ha al tempo stesso una serie di problematiche dovute al fatto che l'apprendimento non è immediato. Una volta installato lo strumento, chiamiamolo la versione base, lo strumento ha una curva di approccio tale per cui non è facilissimo imparare a usarlo, okay. Poi ovviamente si può venire incontro a questi problemi ad utilizzare documentazione che si trova piuttosto che il forum dell'associazione dove gli utenti si scambiano informazioni piuttosto che i libri che sono pubblicati, eccetera. Però diciamo che sicuramente un punto di debolezza è il fatto che ha una curva d'approccio, benissimo appena di questo. Diciamo che questa immagine è paradossale. In realtà quello che succede fondamentalmente è che, contrariamente ad altri strumenti simili, appena installato, diciamo, la tendenza è un po' chiedersi che cosa devo fare a questo punto, perché nasce più come uno strumento per costruire che non come un prodotto finito, fatto e finito appena installato. Sì, quindi come diciamo, cioè, è uno strumento che va molto bene quando hai bisogno di creare qualcosa di personalizzato, ok? Oppure posso utilizzare uno strumento per utilizzare qualcosa di già pronto, non utilizzando Drupal come versione base, ma utilizzando appunto quelle distribuzioni che abbiamo visto prima, quei pacchetti preconfigurati dove qualcuno decide che hai bisogno di fare un sistema di assistenza, quindi hai bisogno di una serie di funzionalità, qualcuno le ha configurate, ha esportato questa serie di configurazioni in modo che l'utente che ha bisogno di un sistema di gestione di assistenza si scarica non la versione Drupal base, ma la versione con tutte le configurazioni che questo realizzatore del pacchetto aveva fatto, di distribuzione ha fatto, se ne installa, e in quel caso invece Drupal è lo strumento di partenza che è stato preconfigurato da qualcun altro per offrire il nostro strumento. Con il vantaggio che se poi abbiamo le competenze e le conoscenze per farlo, questo strumento di base può essere configurato e modificato secondo le nostre esigenze. Quindi diciamo che ci dà solo le distribuzioni ci hanno un set di configurazioni pronte per essere usate, ma nulla vede perché noi andiamo a estendere o a modificare le informazioni aggiungendole o modificando le parti che ci servono. Lascio una parola a Marcello che ci racconta un po'. Sì, allora in sostanza riprendo un po' quello che ho cominciato a dire prima, cioè Drupal è fatto un po' fuori, out of the box, cioè appena installato. Quello che abbiamo a disposizione è quello che si chiama il core, che già presenta degli strumenti utilizzabili e già può essere utilizzato per gestire i contenuti. Però, appunto, come caratteristica principale, quella di poter essere esteso molto più rispetto a quello che abbiamo a disposizione appena finita l'installazione, proprio perché per la sua estrema modularità. Comunque, adesso facciamo un breve discorso su quello che è disponibile nel core e poi vedremo quali sono invece le funzionalità che possiamo aggiungere, anzi che dovremmo aggiungere diciamo quasi subito appena installato. Quello che fa sicuramente il core è intanto, come dice la categoria di appartenenza di Drupal, alla gestione dei contenuti e un po' gli annessi e connessi di questa cosa, quindi un controllo di accessi che è indispensabile per un content manager system, la possibilità di realizzare tipi di contenuti diversi, quindi di strutturare i contenuti se stessimo creando un CMS diciamo da zero, sarebbero le tabelle che andiamo a creare, la capacità di estendere i contenuti esistenti, come diceva prima Marco, tramite i concetti di entity e fields, la possibilità di manipolare le immagini e non poco importante un sistema di caching, vedremo poi perché. Allora, content management, ovviamente diciamo il minimo sindacale e anche un bel po' di più è offerto senza bisogno di installare, di attivare nulla.
c'è un set di strumenti per gli strumenti pull, create, read, update, delete dei contenuti e c'è un sistema di permessi, come dicevamo prima. La cosa interessante di Drupal rispetto a molti prodotti concorrenti è quella di avere un sistema di permessi molto, molto granulare, molto estensibile, anche qui subito senza bisogno di installare moduli aggiuntivi, cioè il core di Drupal già permette di creare ruoli diversi e di assegnare in modo molto granulare i permessi rispetto alla gestione dei contenuti, ma anche alla gestione, all'amministrazione della piattaforma. È possibile implementare un workflow elementare, nel senso che c'è già la possibilità di impostare i contenuti come pubblicati e non pubblicati, vedremo poi come sia possibile creare workflow più complessi, e la possibilità di gestire output diversi dello stesso contenuto. Quindi noi possiamo gestire la pagina, il post del blog, per esempio, per come sarà visualizzato, sia come pagina a sé stante, sia come oggetto navigabile in un elenco di post dello stesso tipo, oppure in un elenco di contenuti di tutti i tipi presenti sul sito, per esempio ordinati per data di inserimento, per vedere gli ultimi contenuti recenti. Controllo di accesso video, vi ho già più o meno accennato tutto. Cosa importante, i ruoli possono essere creati arbitrariamente dagli amministratori, quindi c'è un set base di ruoli che sono sostanzialmente l'utente anonimo, cioè quindi l'utente non autenticato, l'utente autenticato e l'amministratore. Dopodiché l'amministratore ha subito il potere di creare altri ruoli per accedere ai contenuti o per accedere alle funzionalità del CMS. C'è la possibilità di assegnare gli utenti a più ruoli, quindi c'è una grande flessibilità nella configurazione dell'accesso alle funzionalità. E poi tutte le volte che noi attiviamo un modulo, in realtà questo modulo può anche fornire per le sue funzionalità dei permessi aggiuntivi. Quindi è compito, diciamo, di chi realizza i moduli implementare i controlli di accesso sulle funzionalità create. Cosa non poco importante da sapere, quando effettuate la prima installazione di un'istanza di Drupal, l'utente che viene creato automaticamente durante l'installazione diventa una specie di root del sito, il superutente che automaticamente ottiene tutti i permessi che verranno poi man mano implementati nella piattaforma. I content type sono, diciamo, intanto sono l'impalcatura su cui si regge il content management e sono un esempio di implementazione di quelle che Marco gli ha descritto prima, cioè di dell'entità. Il content type sostanzialmente è un tipo di entità, è la struttura con cui vengono disegnati i contenuti che decidono per esempio quali campi sono visualizzati, sono da inserire, sono da visualizzare e permettono intanto di avere configurazioni specifiche per ogni tipo di contenuto. Quindi noi possiamo decidere che tutti i post del blog vengono elencati in home page, mentre invece gli articoli delle news hanno un altro percorso redazionale. E tutti i contenuti, tutti i tipi di contenuti, tutte le tabelle di contenuto che sono state create dall'amministratore, ma anche quelle create dal sistema di installazione, sono estendibili con dei campi aggiunti. Qui torniamo alla seconda parte del discorso Entity Fields. I campi in questo caso riferiti ai content type sono il tipo di informazioni, la definizione del tipo di informazioni che vengono inseriti in ogni tipo di contenuto. Come ho detto prima, c'è la possibilità di strutturare assolutamente liberamente qualsiasi tipo di contenuto, quindi se noi vogliamo possiamo anche, per esempio, evitare che un tipo di contenuto abbia il corpo, possiamo pensare che abbia solo un titolo e un'immagine, per esempio. E definiscono, in quanto campi, definiscono sia la tipologia di dati che vengono inseriti,
sia la maniera in cui i dati vengono richiesti all'utente, quindi il widget per inserire, e sia il formatter, cioè la maniera in cui le informazioni vengono visualizzate all'utente finale. Possono essere anche multistanza, la gestione dei campi multistanza attiva è anche, credo, secondo me abbastanza raffinata come implementazione, come logica. E la cosa interessante che abbiamo con l'implementazione del sistema Empty Field è che abbiamo portato con Drupal 7 il concetto di Empty Field al di fuori del solo contesto dei tipi di contenuto, quindi delle tabelle di contenuti. Sì. Quindi possiamo assegnare campi, per esempio, agli utenti oppure ad altre entità, per esempio i commenti. La direzione che si è intrapresa è di generalizzare il concetto di informazione che uno sta gestendo, okay? Quindi il contenuto è un tipo di informazione che gestiamo, ma gli utenti stessi sono informazioni presenti all'interno del sistema, i commenti, giustamente diceva Marcello, piuttosto che le categorie. La categoria è di per sé un'entità, quindi il concetto di immaginiamo una categoria, un elenco dei colori, okay. Un elenco di colori sicuramente ha un nome, il colore che vogliamo, magari ha il codice decimale che rappresenta quel colore. Questo è un attributo, un campo che viene associato al concetto di categoria colore. Vogliamo assumere un'immagine che ha quel colore lì, possiamo fare questa operazione qua. Quindi diciamo che la grossa innovazione, il grosso vantaggio che è introdotto principalmente con Drupal 7, ed è quello su cui stiamo parlando da 5 slide, continuiamo a ripeterlo, è il concetto che esistano queste entità, questi elementi principali, che sono nel core di per sé, sono i nodi, gli utenti, i nodi sono i contenuti, gli utenti, le categorie e i commenti, ma poi possono essere estesi ad altri mondi, hanno una gestione molto uniforme, perché si parla tutti sul concetto di avere un'entità di partenza, okay, il tipo di informazione che vuole gestire, e questi campi possono essere associati. Quindi se un giorno decidessimo di andare a implementare una funzionalità che permette di creare un nuovo tipo di campo, okay, che può essere, non so, la temperatura, un concetto di temperatura, ok? Vogliamo introdurre questo tipo di campo nuovo, non esiste nessuno, lo implementiamo noi. A questo punto automaticamente noi possiamo andare ad aggiungere questa informazione sia al concetto di contenuto, ma possiamo aggiungere qualsiasi entità presente all'interno del sistema. Potremmo assegnare una temperatura, per quanto assurdo sia, ai commenti, okay? Alle categorie. Quindi diciamo che la nostra entità, qualunque essa sia, può usufruire delle funzionalità che andiamo a implementare per un singolo campo. In questo modo si riduce drasticamente la quantità di codice che uno deve sviluppare, di funzionalità che uno deve sviluppare. Non devo più pensare al concetto di temperatura per i contenuti, la temperatura per gli utenti, la temperatura per le categorie, ma generalizziamo il concetto di attributo, quindi il field che andiamo a associare, e lo possiamo agganciare automaticamente tramite dell'interface, interfacce di programma di web. Possiamo andare ad associare a qualsiasi entità presente all'interno del sistema. Questo permette di rendere il sistema estremamente flessibile, con una riduzione enorme delle quantità di codice da realizzare, ma mantenere anche, da aggiornare, da controllare quando viene fatto il rilascio della nostra applicazione. La cosa che volevo precisare è che in realtà tutto questo è stato ottimizzato con Drupal 7, nel senso che non è che, per esempio, gli allegati e i commenti non si potessero inserire in Drupal 6. C'erano dei moduli che facevano questa cosa, però lo facevano in modo, tra virgolette, proprietario, nel senso che avevano ideato una propria logica di funzionamento, una propria struttura dei dati, e la implementavano in maniera del tutto autonoma rispetto al core. Cioè, l'informazione doveva essere creata appositamente, doveva essere creata legata per i commenti, legata per i contenuti, legata per gli utenti. Quindi diciamo che la quantità di codice da implementare era differente, e a volte non era neanche così omogenea, perché appunto ognuno la implementava un po' ed è fondamentale, lo vedremo tra poco, questo concetto di agganciarsi, che è un po' alla base dello sviluppo per Drupal. Cioè, quello che offre il core è un'interfaccia per gestire i contenuti dal punto di vista visuale, l'interfaccia utente, e invece un'interfaccia di programmazione per estendere e sviluppare ulteriormente le funzionalità da parte di chi invece vuole. Altra funzione, torniamo invece, di questo parleremo più avanti, torniamo invece al discorso di quello che offre Drupal out of the box a livello di interfaccia.
Una cosa importante è anche questa, introdotta per la prima volta nel core con Drupal 7, è la possibilità di manipolare le immagini inserite. Questo consente di lavorare con molta più efficienza con le immagini associate ai contenuti. Diciamo, agli albori del content management, in genere cosa si faceva? Si faceva caricare all'utente un'immagine in miniatura e un'immagine a dimensioni piene per essere utilizzata in contesti diversi. Quello che possiamo fare con questo strumento invece è caricare una sola volta l'immagine e poi definire degli stili, come vengono chiamati nel futuro, ma sostanzialmente si possono definire dei preset, delle serie di azioni che vanno a modificare l'immagine, a generare delle varianti di questa immagine, non solo come dimensioni, ma anche come ritaglio, eventualmente applicazioni di libri. Dipende anche un po' dalle librerie che abbiamo a disposizione sul sistema che stiamo utilizzando. Comunque, diciamo che di base il ridimensionamento e il ritaglio sono disponibili su praticamente tutte le piattaforme. Questo appunto ci permette di dare alla redazione una gestione delle immagini molto più semplice, dovranno caricare una sola immagine invece di tante. E allo stesso tempo poi abbiamo una grande flessibilità nel riutilizzo di queste componenti all'interno di vari contesti, che possono essere elenchi di contenuti o anche per esempio i blocchi laterali in cui si possono utilizzare le immagini inserite con associate ai contenuti. Questo ovviamente aiuta anche a ridurre il carico del traffico. Okay. Ridurre il traffico, nel senso che chiaramente le immagini ridimensionate automaticamente sono anche di dimensioni più piccole e quindi più veloci da scaricare. E qui introduciamo il problema delle prestazioni. Allora, come si può ben immaginare, cioè l'abbiamo detto all'inizio, Drupal è un content management system, è un'applicazione web basata essenzialmente sul database. Chiunque abbia sviluppato applicazioni di questo tipo sa che la tendenza è quella a diventare, man mano che aumenta la complessità, e Drupal è sicuramente un'applicazione complessa, visto che comunque si pone come un general purpose, come applicazione, cioè non ha un utilizzo specifico. Chiunque sa che queste applicazioni diventano molto rapidamente avide di risorse del sistema, in particolare con l'aumentare delle query, il moltiplicarsi delle query sul database. Ci sono tanti livelli di soluzione a questo problema. Drupal, ripeto, nella sua configurazione base ne offre uno, diciamo, di primo livello, che comunque offre dei risultati non per niente disprezzabili. Ed è sempre un meccanismo basato sul database, però permette di ridurre in modo drastico il numero di query che vengono fatte sul database per ogni chiamata di pagina. Sostanzialmente vengono cacheate con le pagine complete in una tabella apposita tramite l'interfaccia web di amministrazione. Si può definire la durata minima di questa cache. Tutte le volte che viene richiesta una pagina, invece di fare, diciamo, faremo un numero a caso, 10 query per generare i contenuti di questa pagina andando a prendere diverse informazioni da diverse parti, se ne fa una per interrogare diciamo, il tempo di vita della cache e un'altra invece per estrarre tutti i dati da visualizzare. Lo stesso sistema viene usato anche poi da altri moduli, per esempio Views, vedremo dopo cos'è, che diciamo è uno degli strumenti fuori dal core fondamentali per far funzionare effettivamente un'applicazione scritta in Drupal, ha le sue tabelle di cache, ha un suo sistema di caching che però grosso modo funziona con lo stesso criterio, cioè come dire, appoggia sul database dei set di risultati, dei set di display, dei risultati già registrati. Ok, allora,
come si, una volta che abbiamo esplorato anche dal punto di vista terminologico il core di Drupal, come andiamo avanti? Come abbiamo detto ormai fino alla nausea, il concetto è la modularità. Ci tengo molto a tornare, spero l'ultima volta, su questo tema, perché è veramente qualcosa che differenzia molto Drupal rispetto alle altre applicazioni. Mentre quando si parla di componenti o moduli per altri strumenti del genere, in genere si parla di vere e proprie applicazioni, cioè c'è il modulo per l'icona, c'è il modulo. Sono elementi più chiusi e autocontenuti, cioè sono una cosa che tu la installi e aggiungi quella funzionalità dentro del prodotto, del sito inizializzato. La filosofia di sviluppo di Drupal invece è proprio quella, come dicevamo prima, di agganciarsi all'esistente e di aggiungere anche una cosa minima, ma integrata con gli altri, pezzi. Per esempio, prendiamo l'esempio sempre dei campi e dei widget, potrebbe esserci un modulo di pochissime righe che implementa semplicemente un widget per esempio inserire una temperatura con uno slider invece che con un campo di testo con una select di valori. Quello che va tenuto presente anche quando si inizia con Drupal è proprio questo, che il modulo in genere non ti offre una soluzione nel senso di prodotto, ti offre la soluzione a un problema. Il problema può essere anche minimo, appunto. Tipo voglio inserire i dati in un modo più user friendly per quel tipo di informazione, e a quel punto andando a cercare nel grosso repository di moduli di Drupal è molto probabile che si trovi già una soluzione. Questi moduli sviluppati dalla comunità, diciamo, e condivisi quasi tutti sul sito di Drupal vengono normalmente, ci si fa riferimento come moduli contrib, no? Moduli contribuiti dalla comunità. Poi l'altro modo invece, diciamo, più personale di estendere Drupal è quello di sviluppare moduli a nostra volta, sviluppare moduli oppure fare attività di testing, cioè creazione di layout, di template e di logica che va a influenzare la presentazione dei dati. Qui vediamo un po' di moduli aggiuntivi che non sono nel Drupal Core e che secondo noi sono pezzi più importanti delle tappe ineludibili nella costruzione di un sito. Il primo in assoluto è Vue, che come vedete abbiamo semplicemente definito come un generatore di query, ed è esattamente questo. Cioè, sostanzialmente quando io inserisco i contenuti in Drupal e li visualizzo, ci sono già alcune query predefinite, in particolare nella navigazione per categoria, la navigazione per esempio di import, per data di inserimento. Però normalmente se uno vuol fare un sito con un minimo di complessità, andando un minimo incontro anche alle richieste che possono esserci da parte del cliente, ci deve essere la possibilità di personalizzare la maniera di estrarre i dati. E Views è lo strumento visuale, innanzitutto, ma non solo, che ci permette di comporre le query con una specie di wizard che parte molto semplice e poi nel momento in cui la view è stata creata può diventare più complesso a seconda del livello di relazioni che vogliamo creare dai dati, però intanto offre già uno strumento senza dover scrivere manualmente le query sul database. Rules è un sistema per associare delle reazioni a degli eventi che avvengono nel sistema. Pathauto è un generatore di percorsi per le pagine, in modo che noi possiamo personalizzare in maniera in cui vengono richiamate nel browser i contenuti del sito, sia le singole pagine sia le pagine di aggregazione. E Devel è uno strumento, diciamo, indispensabile nel momento in cui si sta preparando il sito, perché fornisce delle informazioni sull'esecuzione di Drupal.
admin che fornisce un'interfaccia di navigazione un po' personalizzata rispetto a quella standard e che soprattutto è più personalizzabile, permette di aggiungere più blocchi di navigazione, mentre invece sostanzialmente il core di Drupal ha due barre di navigazione principali, insomma. E Features, che è una caratteristica molto interessante, soprattutto per gli sviluppatori, soprattutto per chi comunque deve gestire il deploy del sito, il passaggio da sviluppo a stage, a produzione, perché, come potrete intuire, gran parte della configurazione del sito finisce nel database, tutta l'applicazione è basata sul database. Trasportare la configurazione facendo il dump del database spesso non è possibile, perché magari tra sviluppo e produzione ci sono dei disallineamenti, per esempio a proposito dei contenuti veri e propri. Per cui cosa fa Feature? Ci permette di spostare una buona parte delle opzioni di configurazione nel codice e di portarlo da un sito all'altro. E per esempio attiviamo una funzione X sul sito di sviluppo, creiamo una feature che contiene le impostazioni per la funzione X, installiamo una feature che a tutti gli effetti è un modulo, alla fine installiamo una feature sul sito di produzione, la attiviamo e abbiamo la stessa configurazione senza dover fare un passaggio di dati del database dedicato appunto per il disallineamento sui contenuti. Qui c'è già qualcosa che vi ho detto su Views, in realtà la soluzione su Views che è usa all'interno, diciamo, due aspetti molto importanti. Uno sicuramente il fatto che sia un query builder, quindi uno strumento tramite una serie di configurazioni che noi facciamo all'interfaccia amministrativa, estraiamo le informazioni che vogliamo. Ma l'altro aspetto molto importante di Views è che queste informazioni estratte poi possono essere anche presentate in maniera molto differente in base a sempre delle configurazioni che andiamo a fare, quindi abbiamo bisogno di esportare le informazioni in formato feeder SS piuttosto che come CSV, piuttosto che vogliamo andare a modificare l'aspetto di presentazione del nostro dato. Quindi Vue ci aiuta a creare l'estrazione delle informazioni, ma ci aiuta anche a decidere come vogliamo andare a presentare queste informazioni. Quindi vogliamo avere una tabella, vogliamo avere un elenco di informazioni, vogliamo avere una serie di aspetti che non sono la semplice estrazione, ma anche il modo in cui l'informazione viene presentata. Quindi Views è uno strumento potentissimo sia perché ti aiuta a estrarre le informazioni, ma altrettanto perché ti permette di personalizzare molto facilmente il modo in cui vengono presentate. Ci torneremo dopo sicuramente, ma è una cosa molto particolare di Drupal che dal punto di vista dell'attività di presentazione è abbastanza pesantino da andare a modificare, nel senso che lo strumento di per sé, una volta che permette di inserire le informazioni, non è così facilmente personalizzabile. Non dico che non si possa fare, ma non è così facilmente come può essere con altri strumenti andare a personalizzare l'output del contenuto, delle informazioni che abbiamo gestito all'interno dello strumento. Sì, aggiungo solo su Views che un altro degli usi di cui io per esempio lo uso parecchio è la costruzione del backend, cioè con Views posso creare degli elenchi di contenuti che diventano la mia interfaccia di personalizzazione, di amministrazione personalizzata per l'amministratore, per il gestore del sito, per il gestore dei contenuti, che come dicevamo prima Drupal è un'applicazione general purpose, quindi abbiamo un'interfaccia di gestione dei contenuti generica, però io potrei decidere di far vedere solo alcuni tipi di contenuto ad alcuni ruoli e altri tipi di contenuto ad altri ruoli. Potrei decidere di dare un formato di ricerca su alcuni tipi di contenuto diverso rispetto ad altri ruoli. E questo lo posso fare con Views, che mi permette di visualizzare i dati, i contenuti, e mi permette con i filtri esposti di sostanzialmente fornire un motorino di ricerca in cima a ogni tabella e elenco di. Rules, vabbè, qui c'è da dire più che altro i casi di uso di una, sì, un'applicazione del genere. A me venivano in mente quelli più banali, tipo appunto l'attivazione di un utente in base a uno stato della registrazione, per esempio,
mandare un utente in base al ruolo che ha in una pagina particolare dopo login, le notifiche ovviamente. Diciamo che sia Views che Rules sono operazioni che normalmente all'interno di un CMS, un sistema di gestione delle informazioni e dei contenuti, verrebbero realizzate nella sviluppare del codice ad hoc. Okay, questi strumenti, questi modi permettono di astrarre completamente la parte di programmazione che normalmente l'utente lo sviluppatore si trova costretto a fare per aggiungere funzionalità, portandole ad essere tramite personalizzabili tramite l'interfaccia dentro il sistema. Quindi il nostro sistema astrae il concetto di quello che voglio fare, non facendolo più sviluppare, quindi scrivere del codice che è capito dentro il sistema, per cui l'utente deve aver acquisito anche un bagaglio di competenze su come lo strumento lavora, ma portando a livello di interfaccia che l'utente attraverso una serie di configurazioni fatte, vediamo dopo, tranquillamente l'interfaccia, fa sì che lo strumento si comporti nella maniera corrispondente. Quindi, come diceva giustamente notare Marcello, ho bisogno di attivare delle notifiche, ho bisogno di far avvisare dei messaggi all'utente, ho bisogno di mandare delle email alla veglia di certe occorrenze. Ecco, lo strumento permette di fare tutto questo non ricorrendo al codice custom sviluppato, ma utilizzando delle configurazioni che vengono fatte all'interno del sistema. Come dicevamo un po' all'inizio, cioè Drupal di per sé, quando aggiungi un modulo, non aggiungi una funzionalità autocontenuta, ma aggiungi un qualcosa che ti permette di implementare quella funzionalità. Quindi ti permette la possibilità di estendere lo strumento al nostro libero arbitrio, cioè siamo noi che decidiamo come vogliamo andare a estendere la nostra informazione, non è qualcuno che ha già deciso per noi questo. E la cosa interessante, oltretutto, succede per molti modi, ma in particolare per user rules, è che non siamo comunque vincolati all'interfaccia grafica. User rules entrambi forniscono una API propria per interagire con le loro funzioni, e tutte e due possono trasformare gli oggetti configurati in interfaccia grafica in frammenti di codice esportabili e modificabili direttamente con i moduli. Una cosa molto importante che ci sono detto è che questi moduli possono essere a loro volta estesi, quindi loro creano una funzionalità, ma qualcun altro potrebbe decidere, va, questa funzionalità, un plugin di Views, posso aggiungere una funzionalità ulteriore, quindi ho un sistema per estrarre le informazioni, ma voglio aggiungere altri elementi, posso installare un altro modulo, ok, senza andare a toccare quello originale, quindi rimane gestito dallo sviluppatore principale, che va ad estendere le sue funzionalità e ad implementare quell'elemento specifico che all'interno del sistema, questo plugin nel caso di Views, manca. Quindi abbiamo bisogno di presentare un'informazione non come CSV, non come FIDRSS, ma in un formato XML proprietario nostro che solo noi usiamo. Possiamo andare a estendere Views, quindi continuare a mantenere lo strumento di partenza con tutte le sue potenzialità, le sue funzionalità, andare a estendere soltanto il modo in cui viene renderizzato l'output finale, quindi la parte di estrazione, di visualizzazione dell'informazione. Quindi questo vale per Views, vale per Rules, vale per tantissimi altri moduli. Il bello è proprio che noi possiamo continuare a estendere il sistema senza dover andare a toccare le parti che sono state sviluppate da altri. Ok, questo crea ovviamente un sistema di dipendenze tra i pacchetti, come quelli che si riscuotano installando per esempio pacchetti su Linux, e va detto che anche su questo per esempio Drupal 7 ha fatto dei notevoli miglioramenti di interfaccia, perché rileva automaticamente dipendenze, le dipendenze, permette di risolvere in modo abbastanza semplice. Devel è lo strumento, diciamo, principe per chi si occupa di, almeno di sviluppare, ma anche secondo me per il configuratore semplice di Drupal. Come informazioni, allora, dipende da come è configurato. Di base fornisce comunque il log e la visualizzazione delle query con i tempi di esecuzione, che già sono appunto un fattore critico, come abbiamo detto prima, per valutare la performance dell'applicazione. Visualizza il backtrace per poter fare un po' di debugger di base, diciamo, senza avere a disposizione subito un debugger. Può generare dei contenuti degli utenti per fare dei test, dà delle informazioni sul tema, quindi sul layout attualmente in uso, e poi possiamo, quando stiamo sviluppando moduli, usare delle funzioni specifiche di Devel per dare in output a utenti con
permessi particolari, delle informazioni specifiche su quello che stiamo detenendo. Quindi possiamo creare in un'area messaggi dove normalmente apparirebbero i messaggi di sistema di Drupal, tipo l'utente è stato creato correttamente, possiamo dare per esempio in output delle variabili, degli array, degli oggetti per che si possono essere utili nella fase di sviluppo. Qui ci sono alcuni esempi di altri moduli abbastanza importanti. Allora, abbiamo parlato prima di e-commerce per le altre piattaforme, anche Drupal ha due, in realtà, di soluzioni basate per l'e-commerce. Qui parliamo invece più di un prodotto quasi a sé stante, nel senso che è basato su Drupal, però si parla più che altro di suite di moduli per Ubercard e per Drupal Commerce. Diciamo che Drupal Commerce è la soluzione più al passo con il core di Drupal, diciamo. Mentre Ubercard nasce con le vecchie versioni di Drupal e adesso un po' si porta dietro dettagli storici. Esatto. Workflow nell'ambito del content management è un modulo molto interessante perché ci permette di creare dei workflow, appunto dei flussi redazionali molto complessi, non solo pubblicato o non pubblicato, ma appunto possiamo decidere che ci sia uno, due, tre passaggi di revisione redazionale assegnati a ruoli diversi in base appunto allo stato precedente del contenuto. Quindi possiamo decidere che ci sia qualcuno che scrive il contenuto, poi il contenuto passa a un ruolo di revisore che può passarlo o no al ruolo del pubblicatore finale, e questo pubblicatore finale, se dà l'approvazione, può decidere di pubblicare definitivamente, dare la pubblicazione definitiva del contenuto. Questo avviene con un'interfaccia grafica abbastanza intuitiva. Poi Open Layers è, diciamo, uno degli strumenti principali da utilizzare nel caso che vogliamo creare le mappe con i dati che abbiamo memorizzato dentro Drupal. Per esempio, potremmo creare un database di negozi di una catena e potremmo posizionare tramite una view che estrae questi dati dal CMS e li passa a un livello di Open Layers. Vogliamo visualizzarli su una mappa con i relativi marker, con la possibilità di personalizzare i marker, con la possibilità anche di scegliere tra layer di mappe diverse. Possiamo decidere se usare Google Maps piuttosto che OpenStreetMaps o altri. I moduli sono tantissimi, sono 15.000, non stiamo a farli passare tutti ovviamente. Diciamo che questi sono sicuramente quelli che all'interno del panorama tipico di utilizzo del CMS sono abbastanza utilizzati. Sicuramente quelli che ho elencato prima, quindi rules e view, sono dei moduli quasi standard che vengono. Diciamo, è vero che non sono piegati nel core, ma per chi utilizza Drupal la prima cosa è installo il core, la seconda cosa è attivo questi moduli perché sono abbastanza fondamentali. Poi, ripeto, ne esistono veramente tante altre che danno delle possibilità che sono un po' più contingenti al tipo di applicazione che andare a realizzare. Ce ne sono veramente tanti, non stiamo qua a linkare tutti. La cosa particolarmente interessante per capire un po' il funzionamento di Drupal e delle anche il modello che poi utilizzano i moduli che abbiamo visto precedentemente, è che il nostro sistema si basa su una serie di eventi che il core va a lanciare. Il sistema lancia un evento e questi moduli esterni, realizzati dagli sviluppatori, decidono o meno di rispondere a determinati eventi. Quindi, non so, viene creato un nuovo contenuto, un modulo può decidere di rispondere a questo evento andando a effettuare delle operazioni sul contenuto stesso. Non so, nella fase di creazione voglio, diceva prima l'esempio, creare un nome di percorso standard secondo certe regole. Sono dei modi che possono intercettare questi eventi appunto e andare a introdursi nella catena delle operazioni che il sistema dovrebbe svolgere, andando a modificare il comportamento standard del sistema, aggiungendo quelle funzionalità che in base all'interno del nostro progetto sono necessarie. Tutto questo si basa attraverso una serie di elementi, di
funzioni che sono i cosiddetti hook. Da cui agganciarsi, di cui parlavamo prima. Esatto. Una cosa, Drupal, soprattutto nelle versioni attuali, è uno strumento non completamente a oggetti, meglio, ha molto poco di programmazione a oggetti ed è una programmazione molto funzionale come elemento. Quindi questi hook non sono altro che delle funzioni PHP, okay, che utilizzano una certa naming convention, quindi utilizzando una nomenclatura particolare delle funzioni che andiamo a realizzare, possiamo andare a estendere il sistema agganciandoci rispondendo a questi eventi. Ovviamente le opzioni sono tantissime, se non vado a memoria quindi potrei male, però mi sembra che il Drupal Core di suo possa scatenare quanto 150 eventi, a cui vanno aggiunti gli eventi che altri moduli possono creare. Quindi diciamo che il sistema di per sé ha tantissimi punti in cui può essere intercettato il flusso di lavoro della generazione di una pagina HTML. E quindi questi moduli, andando a decidere in quale punto del percorso andare a agganciarsi, decidono di modificare il comportamento del sistema. Questa è diciamo, una spiegazione molto vista dall'area del concetto di hook. Elemento che va a alterare il flusso, il percorso di realizzazione della pagina finale del sistema. E qui ci sono esempi che forse con un minimo di spiegazione danno ancora più l'idea della cosa. Per esempio, hook schema è un hook che viene richiamato normalmente nel file di installazione di un modulo e serve sostanzialmente per definire le tabelle custom che sono definite dal modulo stesso. Cioè se quel modulo per memorizzare dei dati aggiuntivi rispetto ai contenuti di Drupal ha bisogno di tabelle aggiuntive, le definisce in un schema e al momento di installare il modulo queste tabelle in base alla sintassi di un schema, alla API di schema vengono create automaticamente le tabelle. Hook user insert per esempio è una funzione che possiamo usare per aggiungere eventi, aggiungere azioni nel momento in cui viene creato un utente, che potremmo decidere per esempio di scrivere degli altri dati oltre a quelli che sono scritti dal sistema, oppure potremmo decidere per esempio di mandare l'utente, invece di usare una rule, potremmo decidere di mandare l'utente su una pagina particolare di atterraggio in cui ci sono delle informazioni specifiche su quello che deve fare. Hook form alter è una delle mie preferite perché il sistema di form, di generazione di form Drupal è abbastanza complesso ma anche abbastanza potente, permette di integrare e modificare gli elementi di un form che è stato definito da un'altra parte. Facciamo un esempio molto banale: nel core di Drupal c'è un form di contatti pre-cotto, diciamo. Se uno va ad attivare il modulo, automaticamente alla pagina contact appare questo modulo di contatti che contiene dei campi standard tipo nome, indirizzo mail e messaggio da inviare. Se noi volessimo creare volessimo semplicemente aggiungere a questo form un numero di telefono obbligatorio, potremmo farlo con questo, no? potremmo andare a definire qui con la API dei form di Drupal un campo aggiuntivo, uno solo, non devo riscrivere tutto il form, devo solo dire che il form con l'ID proprio del form di contatto deve avere, oltre a quei campi che ha già, un campo in più che deve accogliere un numero di telefono, poi definirò io che tipo di dati deve registrare. Allo stesso tempo posso dirgli, sempre nella mia funzione di form alter, posso dirgli di aggiungere alle funzioni di submit già previste dal modulo contatti un'altra funzione in cui vado a trattare questa informazione che viene inserita in più. Sì. Stavo dicendo prima che Drupal è un po' il mucco, se vogliamo dire così, per quanto riguarda la parte di presentazione, nel senso che è uno strumento altamente flessibile, permette di generare degli output veramente personalizzati, ma basando il suo funzionamento su questa serie di
loop di eventi e dando la possibilità ad ogni punto del sistema di andare a iterare in modo in cui l'informazione finale debba essere presentata, fa sì che all'interno dell'operazione di teaming, quindi della fase di generazione del markup HTML o comunque dell'output che il sistema deve restituire all'utente, possa essere modificato il comportamento standard del sistema in molti punti. Prendendo una chiamata di una richiesta diventata all'utente, l'utente riceve, fa la richiesta di voler visitare la home page del sito. Okay. A questo punto il sistema genera una serie di operazioni, fa una serie di query per estrarre i dati che il sistema vuole presentare, dopodiché passa questa informazione attraverso tutta questa serie di eventi, okay, che è la generazione della pagina, la generazione degli elementi, dei contenuti all'interno della pagina, eccetera, eccetera. Il nostro sistema di teaming presente all'interno di Drupal fa sì che la pagina complessiva venga realizzata andando a realizzare dei pezzi più piccoli che sono presenti all'interno della pagina, quelli che sono definiti come blocchi, che una volta messi in un contenitore più grande vanno a comporre la pagina totale. Immaginiamoci il sistema di teaming di Drupal come una pagina che può essere ritagliata nei suoi pezzi fondamentali per andare a generare il markup HTML finale che è necessario. Drupal fa sì che ogni singolo pezzettino venga temizzato in una maniera compartimentata, da cui poi appunto anche il discorso diciamo prima del caching, quindi poi mantenuto in memoria in modo da non doverlo rigenerare la volta successiva, e su richiesta va a assemblare questi singoli pezzi per comporre la pagina finale del sistema. Tutto questo viene fatto in che modo? Viene fatto utilizzando due approcci differenti. Uno è dando a delle funzioni PHP un nome particolare. Queste funzioni vengono richiamate nel momento in cui c'è da presentare l'informazione in un determinato modo e generano del markup HTML. Questo markup HTML poi viene caricato all'interno di questi buchi che abbiamo nella nostra pagina per generare l'output finale. Il secondo approccio è quello di andare a utilizzare dei file di template, file che hanno un'estensione HTML.php, e questi file contengono all'interno il markup HTML con eventuale delle stampe di codice PHP che permettono di andare a comporre la nostra pagina. Il sistema è talmente estensibile che in base al nome che noi diamo a questi file template possiamo andare a presentare in maniera molto puntuale le informazioni presenti in ogni singolo pezzo della nostra pagina. Facciamo questo della pagina, ne approfitterei. Se noi immaginiamo la nostra pagina come questo classico rettangolone di informazioni, struttura tipica con un header, un footer e due colonne, il sistema può andare a ritagliare i singoli pezzi, la singola colonna, e possiamo creare un file che ha una nomenclatura particolare, region, cyber, non so, in base al team che abbiamo deciso di dare all'interno del tema, e questo file verrà renderizzato all'interno di questo singolo pezzo. Questo file a sua volta conterrà una serie di elementi, il blocco di login, questo spazio della pagina, che è diciamo l'equivalente di questo file che noi abbiamo, conterrà una serie di elementi, il blocco di login, il menu di navigazione, eccetera, eccetera. Creando dei file template eventuali, possiamo andare a personalizzare l'output che il nostro sistema va a generare per questo singolo elemento all'interno della pagina. Questo porterebbe il sistema ad avere una quantità di file tale per cui ogni singolo elemento all'interno della nostra pagina dovrebbe avere un corrispettivo file template per poter generare un output. Questo ovviamente farebbe sì che il sistema di partenza abbia necessità di una quantità di file allucinante per poter generare un output. A questo punto cosa hanno pensato le persone che hanno realizzato il sistema di templating di Drupal? Hanno deciso che ci sono una serie di regole per cui se un file non è presente, okay, va a cercare un file che corrisponde a quella funzionalità ma che si trova, mettiamola così, a un livello superiore di una catena. Okay. Quindi ogni singolo elemento che noi abbiamo all'interno della pagina ha una serie di elementi che una catena di possibili nomi di file che sono presenti. Quindi non so,
ho il blocco di login, oppure ho il blocco generico, l'elemento generico all'interno della pagina, oppure se non esiste nessun file che definisce questo template in maniera puntuale per il nostro sito, va a utilizzare quello che il sistema di default, quindi il core di Drupal, va a presentare. Quindi abbiamo una specie di cascata di possibili opzioni che il sistema ripercorre dal basso verso l'alto. Quindi nel momento in cui trova un qualcosa di molto specifico, va a utilizzare questo file template. Altrimenti risale la catena, e nel caso in cui nessun elemento dentro la catena corrisponde alle esigenze che abbiamo, utilizza il sistema predefinito, che è quello presente all'interno del core di Drupal, per presentare queste informazioni. Questo è uno strumento molto potente, permette di personalizzare a un dettaglio enorme di informazioni, ma al tempo stesso è anche molto, passiamo in termini, complesso da comprendere, perché normalmente si aspetta di vedere una pagina HTML in cui andare a fare delle modifiche per ottenere un output finale. Quindi, indovinate cosa possono fare i moduli e i temi? Possono alterare questa scala di... Assolutamente. Quindi diciamo che questa scala, questa gerarchia di possibili elementi può essere a sua volta alterata, ma non solo, cioè possono essere, per arrivare al livello di assurdità, di precisione in cui si può arrivare, si possono decidere di alterare le informazioni che vengono stampate all'interno dell'elemento prima ancora che vengono stampate. Quindi ogni modulo potrebbe alterare gli elementi che devono essere stampati all'interno di ogni singolo pezzettino della nostra pagina. Quindi il livello di dettaglio a cui si può arrivare è disarmante. Di contro, la parte theming è forse la parte un po' più difficile da comprendere e digerire per chi si occupa di realizzare un sito, soprattutto se la persona che se ne occupa è una persona che normalmente è abituata a utilizzare file di template, di file HTML che devono essere utilizzati all'interno del sistema. Diciamo che questo dipende anche un po', come dire, dalla sensibilità al design di chi si occupa invece della logica che sta dietro. Comunque sarebbe possibile in teoria progettare un tema in modo che sia, come dire, designer friendly, no? Sì. Beh, non proprio come i template monofile, esatto. Però fare qualcosa che sia molto, molto più amichevole e utilizzabile per i designer, limitando l'inserimento di semplici variabili da stampare, spostando tutta la logica. Diciamo che il rischio, però, siccome ci sono queste enormi possibilità di personalizzazione, è sempre un po' quello di confondere gli ambiti della logica e della presentazione, ed è questo che un po' crea dei problemi al designer, insomma, al tema inteso come grafico, specialista di web, che vorrebbe trovarsi un codice pulito a disposizione per la persona. Sì, è anche vero che ci sono già dei template prefatti che sono proprio sottoponibili alle personalizzazioni. C'è chi li ha fatti, ha già previsto degli ambienti di amministrazione, che è un po' quello, un po' con moduli tipo panels, display suite, alla fine volendo sicuramente no, l'unico problema è che appunto questo dipende un po' dalla sensibilità del sviluppatore. Questa cosa stai portando la parte di gestione della presentazione a livello di chi si occupa di andare a gestire cioè della parte di amministrazione del sito, e normalmente queste attività sono delle attività passano in termini scollegati tra di loro, no? E quindi probabilmente c'è questa commistione tra i compiti di chi realizza il sito che rispetto a chi ha bisogno di utilizzare altri strumenti a volte disorienta, nel senso che all'interno di altri contesti probabilmente è più facile trovare che venga generato un markup HTML, venga implementata la logica e poi nel markup vengono scritti dei singoli pezzi. In questo caso invece la commistione tra le due funzionalità è molto stretta, quindi non c'è una separazione così forte tra chi si occupa di design e di chi si occupa invece della parte di configurazione e sviluppo del sistema, delle funzionalità presenti all'interno del sistema. Riprendiamo velocissimamente, mi sto dicendo, ci sono alcuni temi di partenza che normalmente vengono utilizzati prima di andare a realizzare il nostro tema personalizzato. Cioè, tante volte, proprio perché c'è una quantità di possibili variabili da considerare nella realizzazione di un tema grafico, non si parte da zero, ma si parte da qualcosa che è
già pronto e sto realizzato per essere configurabile attraverso interfaccia e quindi semplificare quella vita che deve andare a realizzare il template finale. Poi ce ne sono alcuni, ma esistono veramente tanti. Ogni possibile tema che troviamo all'interno di Work.org potrebbe essere utilizzato per essere un tema di base per un qualcos'altro che noi dobbiamo utilizzare. Molto sta anche alla propensione di chi ha realizzato il tema iniziale a pensare con questo approccio. Quindi sono dei temi che sono nati per essere temi di base, quindi non hanno un aspetto grafico integrato su interno, ma hanno invece le funzionalità di presentazione a livello di amministrazione, quindi permette di definire il numero di colonne presenti, tutte le dimensioni già a livello di panel di amministrazione. Altri invece non lo hanno e quindi sono meno adatti a essere utilizzati per questo scopo. Sto dicendo che gran parte dell'autogenerato può essere modificato. Il problema tante volte è sapere dove mettere le mani, cioè lo strumento è talmente complesso che a volte il problema non è poterlo fare, ma è quasi sapere come poterlo fare. Teniamo un po' il discorso iniziale della curva di apprendimento, che è abbastanza pesante, cioè è uno strumento potentissimo, permette di fare tante cose, però ha anche bisogno di una buona fase di apprendimento per poter essere utilizzato a pieno nelle sue potenzialità. Credo che a questo punto ci siamo. Sì, ci sono. Ma che saltare, passare alla sì, ci sono. Ci sono tantissimi siti realizzati in Drupal. Qualche adesso ce l'ha fare. Diciamo che sta vivendo un periodo di diffusione notevole. In questo è aiutato tantissimo dall'impulso d'immagine dato dal fatto che sostanzialmente con la presidenza Obama Drupal è diventato lo strumento principale di comunicazione su web del governo americano. Tra l'altro di diverso tipo, sia istituzionali, sia per esempio quelli su Big Open Data, anche quelli sono fatti con Drupal, sono venuti fuori tra l'altro un sacco di case studies, di esempi di applicazione che prima magari non erano così visibili e adesso ci sono più occasioni di parlarne e anche di imparare delle cose, insomma, queste cose. Comunque, nelle slide che poi saranno disponibili potete vedere un po' di esempi, un po' di materiale per poter dare un occhio a esempi di siti, come dire, professionali e di una certa complessità. Sì, quello che adesso volevamo vedere un attimo era, riprendendo quei concetti che avevo affrontato prima, quindi il concetto di entità, quindi campi, il modulo views, il modulo rules, andare a vedere un attimino cosa è possibile fare all'interno del sistema. Stiamo dicendo, il nostro sistema è basato sul concetto di tipi di contenuti, di content type, ok? Quindi all'interno del nostro sistema è possibile andare a aggiungere, creare nuovi content type direttamente all'interfaccia. Vogliamo creare un nuovo tipo di content type, che sono le news, e possiamo andare a creare questo nuovo tipo di elemento, andare a configurare una serie di impostazioni specifiche per il nostro elemento direttamente dal panel di amministrazione, quindi il contenuto è automaticamente pubblicato, piuttosto che meno, come diciamo all'inizio, la possibilità di dare un minimo di workflow dello strumento, visualizzarlo in home page, eccetera, eccetera. Una volta creato il nostro tipo di contenuto, lo step successivo che tipicamente viene svolto è la possibilità di aggiungere, modificare, gestire i campi che sono presenti all'interno del sistema. Ogni campo ha una serie di impostazioni, tra cui ovviamente un nome descrittivo che indica il tipo di campo, immagine. Okay. Questo campo immagine è corrispettivo di un determinato tipo di campo. In questo caso il campo per l'immagine della nostra news sarà un campo di tipo immagine. E a questo punto possiamo scegliere il tipo di widget, cioè l'elemento che ci permette di fare l'inserimento dell'informazione. Nel caso del campo immagine esiste un solo tipo di widget nel core, ma altri moduli potrebbero estendere perché avere altri tipi di informazioni che sono inserite. Per esempio questo modulo che permette di gestire l'upload di più immagini contemporaneamente. Oppure utilizzare una libreria di immagini, delle immagini già presenti all'interno del sito, ce ne sono veramente una quantità considerevole. Una volta aggiunto questo nuovo campo, ci viene chiesto una serie di impostazioni specifiche, che adesso non stiamo a dettagliare perché non è un attimo di elemento, ma tra le più importanti ci permette di indicare se un campo è obbligatorio o meno, se un campo ha diciamo un numero di occorrenze multiple, quindi
un campo poteva essere inserire una sola immagine, devo inserirne due, devo inserirne 10, devo inserirne un numero non definito, 100 immagini. Possiamo andare a indicare tutto questo direttamente utilizzando il pannello di amministrazione dello strumento. Nel caso delle immagini poi abbiamo tutta una serie di informazioni specifiche per il tipo di campo che stiamo andando a caricare. Una volta che abbiamo definito come viene caricata l'immagine, andiamo avanti a definire il modo in cui questa viene presentata. Quindi in questo caso si dice il nostro campo immagine deve essere presentato, se deve essere presentato che formato deve, come deve essere presentato, lo usare come immagine oppure non deve essere presentato. E nel caso dell'immagine possiamo andare a definire anche, come diceva inizialmente Marcello, il tipo di preset, di stile, di configurazione che la nostra immagine deve subire prima di poter essere mostrata. In questo caso possiamo dire ok, vogliamo vedere le tante delle nostre immagini, quindi l'immagine verrà presa, verrà ridimensionata, ripicciolita e verrà mostrata. Questo senza modificare l'immagine originale, nel senso che l'immagine originale continua a esistere, in modo che in un secondo momento noi potremo variare il modo in cui venga presentata senza doverci occupare di rifare da tempo dell'informazione. Quando diceva inizialmente agli albori venivano caricati le thumbnail e l'immagine più grande. Se in qualche momento il sito veniva ridisegnato e quindi l'immagine doveva avere delle dimensioni differenti, si trattava di andare a modificare nuovamente tutta la base di dati di immagini presenti, che poteva diventare anche un problema non da poco. Un'altra caratteristica interessante di questa funzionalità, che deriva diciamo dalle sue origini come modulo contributo, che si chiamava Image Cache, è quella che in realtà le immagini generate sono appunto cacheate. Non viene generata tutte le volte che viene richiamata una pagina l'immagine derivata, diciamo. Viene generata una volta, poi tutte le volte che viene chiamata, viene fatta una chiamata a quell'immagine, il sistema controlla se l'immagine è già stata generata o no. Se nel caso che sia già stata generata, non vengono impegnate risorse per rifare la manipolazione dell'immagine, che una volta che abbiamo definito il nostro nuovo tipo di contenuto possiamo andare a effettuare l'operazione di data entry, quindi un titolo. Possiamo andare a caricare le nostre immagini. E una volta salvato la nostra pagina viene presentata la nostra immagine, in questo caso ridimensionata nel formato thumbnail che abbiamo definito all'interno delle configurazioni. Proprio il fatto che diciamo possiamo modificare il comportamento, diciamo che la nostra immagine deve avere una visualizzazione differente, quindi non più l'immagine del thumbnail, ma vogliamo avere un'immagine di dimensioni più grandi, possiamo andare a modificare queste impostazioni e automaticamente il tipo di contenuto presenterà l'informazione con l'immagine ingrandita della dimensione che abbiamo deciso di avere. Questo viene fatto tutto utilizzando le funzionalità presenti nel core di Drupal, senza dover aggiungere o estendere lo strumento, e è uno strumento che permette di andare a definire una quantità di impostazioni, di personalizzazione sul tipo di strutture dei dati che abbiamo presenti all'interno del sistema, tale per cui lo strumento può essere utilizzato per scopi veramente più disparati, può andare dal punto dell'inserimento di informazioni prettamente tutoriali in questo caso, ha informazioni di tipo più gestionali, quindi non so, la quantità dei prodotti che abbiamo, le cose che abbiamo in magazzino, eccetera, eccetera, come degli attributi, dei campi che vengono associati a un'entità, in questo caso contenuto, nell'altro caso prodotto, che abbiamo all'interno del sistema. Gli altri due moduli che vi hanno detto essere molto importanti all'interno del sistema sono i moduli views e il modulo rules, che permettono di andare a presentare delle informazioni all'interno delle operazioni utilizzando l'interfaccia grafica che abbiamo all'interno del sistema. Quindi banalmente vogliamo creare un nuovo tipo di presentazione dei dati presenti all'interno del sistema, anzi in questo caso avevamo degenerato una serie di elementi in maniera automatica, possiamo anche scegliere di creare una nuova presentazione dandogli un nome, creare a questo punto direttamente una pagina. Questo è il wizard iniziale per creare una. Questo è il user, un strumento di Google, questo ci sta aiutando a estrarre le informazioni, quindi stiamo dicendo estremi i contenuti, quindi informazioni tipo contenuto, di tipo articolo, presenti all'interno del nostro sito, ordinate per dati, quindi inserimento,
e di conseguenza, quindi oltre ad aver creato l'estrazione delle informazioni, presentamele anche. Quindi in questo caso presentami le informazioni alla pagina test Bonimi con questa serie di informazioni, con una paginatore automatico, il numero di elementi da presentare, eccetera eccetera. A questo punto, salvando le informazioni e andando alla pagina che abbiamo indicato, troveremo i nostri elementi di tipo articolo presentati nella maniera standard che abbiamo predefinito, con il nostro paginatore, con il numero di elementi che noi abbiamo indicato inizialmente. Questo è il primo step, cioè la possibilità di creare una prima estrazione delle informazioni. Per il motivo che diciamo prima, cioè l'altro aspetto, diciamo, cioè la possibilità di personalizzare il modo in cui le informazioni vengono presentate, possiamo andare a modificare la nostra lista, le informazioni che entrano nel nostro sistema, per decidere che le informazioni vengono mostrate in maniera differente. Come potete vedere, l'interfaccia non è banale, ha una serie di configurazioni che sono anche molto complesse da andare a imparare a utilizzare. Ma una volta intrapresa la conoscenza, ci permette di fare veramente una serie di operazioni che altrimenti diventerebbero problematiche da andare a gestire. In questo caso vogliamo per esempio andare a visualizzare soltanto i titoli dei nostri contenuti, dei nostri articoli sotto forma di tabella, andando a effettuare una serie di operazioni di configurazione che banalmente si tratta di andare a selezionare una serie di scelte presenti nella nostra interfaccia, salvando. Abbiamo modificato completamente le informazioni che abbiamo messo. Inizialmente abbiamo detto mostrami tutti i contenuti di tipo articolo presenti nell'elemento paginati. In questo caso abbiamo, con poche semplici operazioni, indicato di modificare l'aspetto della nostra presentazione della pagina. Quindi veramente con 4-2 minuti abbiamo modificato sostanzialmente il tipo di informazione che abbiamo presente nel nostro sistema. Ultima cosa che facciamo vedere prima di completare è la possibilità di andare a effettuare, a scatenare delle azioni utilizzando il modulo rules. Il modulo rules è un modulo che ci permette di modificare, di effettuare una serie di operazioni all'accadere di una serie di eventi. Quindi andiamo a creare in questo caso una nuova regola che ad un determinato tipo di evento, in questo caso quando un commento viene inserito, un nuovo commento viene inserito, vogliamo mandare un messaggio all'utente: grazie per aver inserito questo commento all'interno del nostro articolo. Ok, quindi possiamo dare il nome alla nostra regola, quindi abbiamo detto la nostra regola avverrà quando stiamo inserendo un nuovo commento. Possiamo indicare quali sono le condizioni che devono essere verificate, quindi stiamo creando un nuovo commento, quindi l'evento principale è questo, ma vogliamo per esempio far sì che non tutti i commenti che noi stiamo inserendo siano scatenino questa azione, ma soltanto quando il nostro commento è inserito in un contenuto di tipo articolo. Quindi solo quando stiamo inserendo un commento ad un articolo vogliamo mostrare questo messaggio. Quindi abbiamo aggiunto una condizione che limita l'esecuzione di questa operazione, e possiamo aggiungere appunto un'azione che è in questo caso semplicemente invia un'informazione all'interno del sito, in cui vogliamo andare a indicare che il commento, o meglio che grazie. Questo che diciamo, stiamo mandando un messaggio che mostra all'utente un ringraziamento per aver inserito un commento in un determinato articolo. Come potete vedere, sto utilizzando una specie di placeholder per andare a far sì che lo strumento sostituisca in maniera automatica questa informazione con il dato che il software stesso definisce, in questo caso il titolo del nodo del contenuto a cui io sto inserendo un commento. A questo punto, nel momento in cui andiamo
ovviamente non funzionerà perché il fatto che le demo non funzionano mai è curato. Nel momento in cui andiamo a inserire un nuovo commento all'interno del nostro articolo, il nostro sistema, ovviamente in questo caso nel tema in ci dirà grazie per aver inserito un commento all'articolo, e il nostro placeholder, che era il titolo dell'articolo che stavamo inserendo, viene mostrato all'interno del sistema. In questo caso, quindi, tramite una serie di configurazioni, diciamo attraverso l'interfaccia, possiamo far sì che il sistema risponda a determinati eventi. In questo caso abbiamo visto veramente la cosa più semplice in assoluto, cioè la possibilità di mostrare un messaggio. Ma se andiamo a vedere le possibilità che il modulo Rust di default ci mostra, sono tantissime. Cioè possiamo andare a assegnare un valore a un determinato elemento del contenuto, piuttosto che possiamo andare a creare un tipo di informazione nuova rispetto a quello che stiamo editando. Possiamo mandare delle mail, possiamo andare a creare degli utenti, possiamo andare a bloccare utenti, possiamo fare veramente tantissime cose all'interno del sistema, utilizzando questa serie di eventi che partono e vengono intercettati dal sistema di gestione delle rules all'interno del sistema. Con questo noi vi abbiamo stordito abbastanza, immagino. Veramente è uno strumento che ha tantissime potenzialità, tante volte anche sottovalutato come strumento, nel senso che ha una serie di potenzialità che difficilmente vengono identificate da chi si avvicina per la prima volta allo strumento, ma con un minimo di conoscenza permette di realizzare veramente delle strutture dei siti anche di una certa complessità, appunto quelli che stavamo dicendo prima, con una serie di operazioni, dico banali, ma comunque facilmente realizzabili da parte di un utente che non ha minima esperienza all'interno del sistema. Se avete bisogno di maggiori informazioni, le slide verranno poi messe a disposizione, e all'interno del sito drupalitalia.org potete trovare un forum in cui eventualmente trovare materiale anche solo da leggere per capire un po' quali sono i problemi che ci sono, quali sono le potenzialità che questo strumento offre, oppure nel momento in cui volete provare e avete qualche problema potete rivolgervi agli altri utenti che nel loro tempo libero, per loro dedizione, danno supporto a chi vuole imparare qualcosa all'interno. Io devo scappare, scusatemi. No, mi chiedevo perché tu dicevi è uno strumento che permette di fare dei siti di una certa complessità. Anche siti di una certa complessità. No, secondo me è uno strumento che ti permette di fare delle cose incredibili, praticamente qualsiasi cosa. Io vengo fuori, vabbè, io lavoro in una società che adesso sviluppa su Drupal e lavoriamo per dei committenti molto importanti, e secondo me è una cosa. Io vengo da un'esperienza su sistemi di gestione dell'informazione cartografica, sistemi GIS, WebGIS, modellazione basi dati. Mi sono avvicinato a Drupal per un progetto riguardante l'informatizzazione di un catalogo di una casa editrice e la produzione dell'e-commerce, e quindi era un progetto duale, bisognava fare un archivio, tipo un archivio bibliotecario, però al tempo stesso questi oggetti dovevano andare in vendita, e il progetto era delirante perché loro volevano memorizzare non solo le pubblicazioni, ma siccome doveva essere una sorta di catalogo proprio dei contenuti, volevano memorizzare anche gli articoli, le sezioni, perché ogni pubblicazione era strutturata in sezioni al cui interno c'erano gli articoli, memorizzazione degli autori. Quindi una struttura veramente molto complessa, e al tempo stesso fare l'e-commerce. Sono stato un anno praticamente per l'analisi della fattibilità, mi sono studiato Magento, mi sono studiato CSCart, mi sono studiato un sacco di prodotti anche più blasonati, ma solo con Drupal sono riuscito a fare quello che andava fatto. Ed è stata una cosa veramente molto molto soddisfacente, soprattutto perché, per esempio, in questo caso io ho fatto una presentazione alla Sapienza riguardante questo caso specifico, che è il catalogo informatizzato dell'INU, dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, e in questo caso ho utilizzato Drupal Commerce e sono stato lì ad analizzare il pro e il contro di Ubercart rispetto a Drupal Commerce. E Drupal Commerce è incredibile, perché in Ubercart tu metti in vendita i nodi, e invece in Drupal Commerce metti in vendita le entità. Tu puoi creare qualsiasi tipo, cioè utilizzi Drupal come Drupal, poi ci metti questo livello sopra
che è Drupal Commerce, senza sporcare la logica del tuo CMS, e vai ad attaccare a qualsiasi cosa tu vuoi il product type, no? Ed è incredibile, cioè è una cosa che nessuno strumento che io conosco fa adesso, anche in termini di prodotti di e-commerce proprietari e commerciali. Quindi secondo me Drupal Commerce viene utilizzato, io mi ritrovo ad avere questi scenari in cui ti trovi a dover sviluppare in Drupal Commerce dei siti, perché magari chi ha scelto Drupal fortunatamente non ha scelto Joomla, che è qualcosa di ridicolo a confronto. Tu dicevi che Drupal è complesso, ok, però voglio dire, chi sviluppa in Joomla e chi deve implementare un sito in Joomla c'è da uscire pazzi anche lì. Anche e soprattutto perché, cioè, è vero, la curva di apprendimento è un po' ripida all'inizio, però tutto quello che fai poi si ricolloca in una logica che è semplicissima. Io ho sviluppato anche in Joomla all'inizio, in Joomla è solo casino fondamentalmente. Diciamo che ha una quello che stanno dicendo un po' all'inizio, cioè, è uno strumento complesso, quindi fra te stordisce un po' chi si avvicina per la prima volta, no? Ti trovi davanti a uno strumento e tu dici: è uno strumento che mi permette di fare tantissime cose, però se non hai... Più che altro all'inizio non ti permette di fare niente, fino a quando non finché non capisci l'approccio con cui andare a utilizzarlo. Quindi il fatto che è uno strumento che debba essere esteso, debba essere configurato per poter fare quello che ti serve, è uno strumento che ha bisogno di potersi... di dover essere digerito, mettiamolo, diciamo che questo, che se per motivi un po' difficili da spiegare Vue non fosse fuori dal core, fosse dentro il core, probabilmente la gente si saprebbe già fare qualcosa da subito, cioè sarebbe già Senso che se il generatore di query fosse già integrato nell'installazione base, io credo che... Beh, probabilmente succederà nella 8 quello che è successo con il modello. Da parte di chi vuole costruire un'applicazione, sulla gestione dei contenuti magari Vue è ancora uno strumento per un gestore di contenuti per uno che vuole costruire applicazioni un po' più complesse, già avere qualcosa di pronto e configurato appena finita l'installazione aiuterebbe anche in quel senso. Io mi ricordo che quando ho cominciato a lavorare con Drupal il mio grande momento di perplessità è stato la tassonomia, nel senso che ho visto che c'era questa possibilità che consideravo veramente molto bella di assegnare tag, categorie tutto, e adesso questa informazione che ci ho messo dentro cosa me ne faccio? Poi è stato un processo un po' lungo, però esatto, è uno degli strumenti, è molto potente sicuramente. Forse poi scusami se ti interrompo perché devo scappare, volevo magari dare, cioè voi siete studenti? Sì, ok, vabbè, io lo vedo. E niente, no, volevo dare un attimo di contributo alla mia sensazione, perché è bellissimo, anche per esempio il fatto che in Joomla uno per fare una cosa si ritrova, che ne so, anche 20-30 moduli o plugin, come li chiamano, alcuni addirittura commerciali, altri, però uno si deve orientare, deve cercare di prendere quello che gli va meglio, che magari gli va meglio in quel momento, ma domani potrebbe essere superato da un altro. Invece con Drupal tu hai una sorta di selezione naturale in cui alla fine i moduli che emergono sono pochi i casi, forse sì, sulla cartografia che ce n'è più di uno e tu sei un po' imbarazzato, forse per le newsletter, però è veramente un caso di collaborazione open source nello sviluppo che fa una selezione naturale e va a concentrarsi su quelli che poi effettivamente, ed è bellissimo secondo me come mondo, perché tu quando capisci questa logica che puoi andare a fare qualsiasi cosa, se sai già o te lo impari in inglese leggendoti tutta la community di Drupal.org e poi veramente impari a utilizzare i moduli esistenti oppure a svilupparli in una situazione che è quella di oggi, in cui veramente il lavoro non è che arrivi, che coli dall'alto chissà quanto, secondo me Drupal è un mondo che può veramente permettere a chiunque, a cui piace programmare, a cui piace implementare delle soluzioni web, di sconfinare totalmente, cioè ritrovarti a poter collaborare e andare a lavorare dove cavolo vuoi. Secondo me è uno strumento incredibile proprio, a qualsiasi livello, con un sacco di potenzialità e secondo me a volte anche poco note nel momento, nel senso che è uno strumento che è molto potente,
proprio questo primo impatto, a volte abbastanza devastante se vogliamo, fa sì che una buona parte degli utenti che iniziano a provarlo, se non fortemente motivati per motivi lavorativi o per passione, tendono a dire: ah, il primo impatto è un casino, quindi uso faccio WordPress, esatto. Ok, WordPress dove posso anche programmare. Posso anche programmare, però inizialmente non devo fare niente se non utilizzarlo. Questa cosa qua forse le cose un po' stanno cambiando effettivamente con l'utilizzo di queste distribuzioni che hanno, diciamo, tutta una serie già di configurazioni preimpostate, quindi il pacchetto di avere già views installato, rules, una serie di strutture delle pagine già predefinite con una serie di funzionalità. Probabilmente con il tempo fa sì anche questo un po' cambi. Però diciamo che come pacchetto base di per sé sicuramente ha una serie di problematiche che sono note, ovviamente, ma non dovrebbero spaventare chi sta iniziando. Semplicemente deve esserci un minimo di conoscenza del fatto che lo strumento di per sé è un ottimo strumento, ma bisogna prendersi un attimo di tempo per capire cosa si può fare e aver voglia anche di imparare qualcosa di nuovo, se vogliamo, rispetto a quello che normalmente siamo abituati ad avere come pappa pronta, passiamo in termini, di cose installate, utilizzabili, pronti e via. Io volevo aggiungere solo una cosa che aveva detto lui prima, perché condivido l'entusiasmo, d'altra parte siamo qua anche per quello, ma volevo solo dire, siccome è venuto fuori il discorso del Drupal.org, ci sono i moduli, è quello che dice vero. È vero che ci sono su Drupal.org anche degli strumenti per farsi anche un'idea di quanto un progetto sia valido, seguito, aggiornato, eccetera, eccetera. Intanto sulla pagina di ogni progetto c'è un indicatore di massima che dice quanto è utilizzato. E già questo, in caso di, diciamo, moduli concorrenti, può essere un indicatore valido. L'altra cosa che invece io consiglio sempre quando parlo con qualcuno che sta cercando dei moduli è andarsi a guardare la sezione delle issues, che sarebbero il bug tracker dei moduli. A quel punto basta guardare se ce ne sono molte, se ce ne sono poche, se ce ne sono molte aperte, se ce ne sono poche aperte, qual è il livello di aggiornamento delle e poi è interessantissimo iniziare a interagire quando uno prende coraggio, perché ti ritrovi a collaborare con persone che sono da tutte le parti del mondo. A colpo d'occhio uno ha subito il polso della situazione sul mondo, il che può anche voler dire che tu trovi un modulo che, non so, abbandonato da 6 mesi, che però aveva una sua ragione d'essere, può darsi che tu possa, perché ti fa comodo per un tuo progetto, per pensi di utilizzarlo come strumento da qui a in avanti, che tu possa prendere in mano con uno sforzo, a seconda che il modulo sia più utile, non credo, ma o qualcosa di più potabile, di più praticabile, potresti diventare un co-maintainer del modulo e gestire, perché ci sono comunque, come dicevamo prima, dei moduli anche fatti da... Non ti paga nessuno per farlo, no, però è una bella soddisfazione. Beh, però per esempio il tuo interesse potrebbe essere, lavorativamente parlando, quello di avere sempre lo strumento in ordine, aggiornato, lì puoi per esempio puoi ricevere il fatto che tu contribuisca il tuo lavoro, che tu lo condivida con gli altri, per esempio lo rende possibile il fatto che ti vengano segnalati e ti venga data la possibilità di gestire sia il feedback sul funzionamento, ma anche per esempio i problemi di sicurezza. Anche perché molte società, cioè nel tuo curriculum in questo ambito, loro vogliono vedere se hai un account di Drupal.org, se collabori con lo sviluppo di qualche modulo, cioè sono delle chicche che valgono molto di più magari del corso di laurea specifico, diciamo che Drupal, anche rispetto, tu facevi l'esempio dell'ecosistema di Joomla, che è un po' diverso da questo, è molto, secondo me, più orientato alla meritocrazia nell'ambito open source, quindi viene molto valutata la partecipazione, la condivisione sulla comunità, il fatto che comunque i moduli siano al 99% tutti rintracciabili sulla comunità rende il tutto molto più open e molto più visibile agli altri. Quindi, cioè, come ecosistema, questo secondo me è uno dei motivi anche per cui sono contento di lavorarci. È un ecosistema che mi piace, è abbastanza, come dire, funzionale.
come scalabilità dell'uso di PHP per la realizzazione del tutto, cioè perché sento ultimamente che molto spesso in ambito diciamo di amministrazione sistema si parla del fatto che PHP ormai per applicazioni dove c'è molta gente che deve utilizzarle sta iniziando a diventare un po' pesante. Facebook usa PHP però con i pop che lo compila. Non so questa cosa si possa fare. Beh, con Drupal poi quando si è possibile farlo, ma infatti che ti auguro di ricreare il nuovo Facebook, però diciamo siamo esigenze un po' al limite. Cioè Drupal di per sé è un sito ad altissimo traffico, cioè il sito della Casa Bianca, il sito della FAO, diciamo però... che hanno una certa importanza anche l'utilizzo da parte degli utenti. Quindi lo strumento sicuramente è uno strumento che può scalare. Poi il fatto che il PHP ha di per sé il limite del PHP, se vogliamo vederla così da quel punto di vista lì, che probabilmente sono limiti inferiori rispetto a tanti altri strumenti disponibili. Senza voler dare nel merito, perché sennò come dire, abbiamo un mondo che non finiamo più. Però di per sé, cioè tanto per capirci, di per sé il sistema di caching che utilizza Drupal, praticamente che è partito da base, esistono una serie di moduli che permettono di spostarlo su file system, bisogna spostarlo su sistemi di caching come può essere Memcache, piuttosto che Redis, piuttosto che applicare front-end caching, quindi andare a utilizzare sistemi come Varis, che sono facilmente integrati all'interno del sistema. Cioè dal punto di vista amministrativo, quindi della scalabilità e delle performance del sistema, il core di per sé ti permette di essere esteso anche per interfacciare con questi strumenti e quindi poter essere Varis, tantissimi siti che hanno utilizzato come Varnish può essere installato, quindi a livello di configurazione possiamo andare a indicare dei leader particolari che vengono settati, che Varnish è andato ad interpretare, e quindi può essere utilizzato per Varnish per crashare. Ovvio che in certi contesti questo non è ancora sufficiente, si passa a installazione di server, configurazione master slave, base dati, database più scalabile rispetto a MySQL, che è diciamo lo standard, però in quel caso lì molto fa il tipo di funzionalità che andrà a offrire. Cioè, diciamo che ci sono stati un po' di horror stories anche qua in Italia, per esempio adesso non mi ricordo se era un sito del governo oppure italia.it che era stato fatto inizialmente italiano è fatto in... però cioè anche per un altro clamoroso fail o france.fr, però da quello che ho capito io dalle informazioni che si avevano erano diciamo al 90%, anzi 99% problemi proprio di implementazione, di sistemistica. Cioè questi, per esempio, da quello che ho capito io, quelli di France.fr avevano impostato un cluster di non so quanti database e poi alla fine l'avevano configurato in modo che la chiamata veniva fatta su un... sempre sullo stesso server. Sullo stesso server. Gli altri 9 che c'erano non facevano niente. E quindi ovviamente il sistema un po' collassato. Però diciamo che lo strumento di per sé è pensato per poter scalare, ovviamente poi lì molto vale l'implementazione, cioè quando parli già di strumenti di un certo tipo puoi anche mettere in conto una serie di tempo dedicato in certi progetti a far sì che lo strumento regga con carichi di utenti più alti, piuttosto che con infrastrutture più complesse. Quindi se la risposta è può essere utilizzata, la risposta finale è sì, ovviamente lo strumento poi deve essere adattato anche alle situazioni da svolgere, perché è modulare, devi andare in moduli corretti, configurarlo in maniera corretta, a livello sistemi andare a inserire gli strumenti adatti, quindi pagine, qualsiasi caching, questo cioè io comincerei a farmi una domanda su siti tipo giornali molto trafficati, cose del genere, insomma, secondo me la grandissima maggioranza di siti istituzionali, di applicazioni anche complesse, come possono essere di CRM o cose del genere, non hanno questo tipo di sono in grado, cioè comunque hai gli strumenti per gestire la scalabilità del progetto. Chiaramente c'è, cioè, non so, Repubblica.it forse non lo farei più, però o forse anche sì, però giusto, però con questo layer di esatto, cioè, perché anche Repubblica non è che perché non è fatto in Drupal allora basta il servidino in cantina per farlo girare, nel senso, cioè adesso senza voler dire che sicuramente Drupal lo strumento è adatto per tutto, sicuramente uno strumento con un'altissima flessibilità, soprattutto secondo me con la di contenuti editoriali, cioè veramente hai una quantità di informazioni che possono essere utilizzate e di moduli di
settaggi che sono stati utilizzati per creare strumenti dal punto di vista di che è impressionante. E quindi sarebbe stupido, dovete ignorarlo a priori. Poi ripeto, un'analisi un po' più concreta della possibilità di utilizzare lo strumento nel contesto in cui ci si trova può far scegliere di utilizzarlo o meno. L'importante, secondo me, è prenderlo in considerazione e capire se può portare al caso dell'esigenza che c'è. Ci sono siti, veramente l'Economist è fatto su Drupal, cioè che non è ostrello, cioè forse anche più grossa la Repubblica, senza togliere la Repubblica. Cioè, no, più grosso no, però diciamo comunque non è sicuramente un sito poco utilizzato. Sì, sì. Poi ripeto. Probabilmente. No, per esempio, beh, dei casi abbastanza. Adesso non so di preciso che traffico abbiano, però suppongo che abbiano dei picchi. La Sony. Gli artisti, gli musicisti della Sony quasi tutti hanno un sito in Drupal, perché la Sony in realtà ci lavorava fino a poco tempo fa lo sviluppatore di più. C'è gente tipo appunto Lady Gaga, Beyoncé, queste robe qua, cioè magari non tutti i giorni, però il lancio del disco suppongo che una bella milionata di page views se le prenda. Non è una cosa fuori dal mondo scalare Drupal su queste dimensioni. Il magazine, forse il magazine che ha tutti i giorni milioni di page views, non lo so. Cioè, su quello non vedo grossi problemi, però ripeto, ovviamente uno deve pretendere poi che lo strumento funzioni senza configurarlo, diciamo così, è una cosa di diritti, no. Però con un minimo di settaggio, con un po' di attenzione. Cioè, va considerato comunque non come lo strumentino che tu lo prendi e funziona. È un'applicazione web complessa, tu progetti un'applicazione web complessa e progetti anche la sua implementazione su un sistema adeguato. Domande? Grazie. Grazie a voi.